in un nuovo video con l'occasione del Black Friday, più o meno, perché comunque avevo le stesse promozioni per quello che interessava a me, quindi ho acquistato all'incirca una settimana prima del Black Friday, prendendo comunque alcuni prodotti con lo sconto del 10%, altri erano in super offerta, più che altro perché sul sito della Bonprix oggi lo mettete nella lista dei desideri, domani è già tutto esaurito. Quindi quando sono ritornate delle cose che volevo provare, le ho prese, perché comunque ho detto non è che col Black Friday ti fanno sconto di un miliardo. E quindi adesso la Bonprix spedisce nella scatola e il problema è stato che vedete tutte queste nastre adesive? Bartolini l'ha distrutta. Praticamente mio marito è uscito da Bartolini con la parte sotto della... c'è la vera e propria scatola completamente distrutta, contando che avevo dentro dei pacchettini piccoli. Abbiamo dovuto far fare la firma, che accettavamo con riserva in quanto l'imballaggio era rotto, anche perché i furbi hanno messo lo scotch solo laterale e non l'hanno messo centrale. Poi io dico, potevano anche cambiare di scatola dato che me l'avevano distrutta. Fortunatamente ho controllato, c'è dentro tutto. Mi mancano solo 3 pezzi perché sono in riassortimento, però ho la versione da mostrarvi. Allora, peschiamo random, perché ho la scatola qua. Questa è biancheria intima. Io sono slip, quindi non è niente di che. E questo è una confezione da 5, se non mi ricordo male, questa. E contiene 3... no, questa è quella da 4. Ne contiene 3 con questa fantasia floreale e una questa sul lilla. Sono carine perché sono tutte in cotone, sono semplici e più che altro non danno fastidio, perché io non sopporto quando hanno l'elastico tipo pizzettato o di elastico. A me piace che siano tutte in cotone, anche la parte della gamba, dell'interno coscia, e per quello che li prendo da anni, oltre che durano, sono di buona qualità, mi trovo bene e quindi le prendo lì. E dopo vedete, ce n'è un altro pacco, ma queste sono le più carine, un modello nuovo. Allora, ho provato a prendere un pacco di questi, che sono dei leggings tecnicamente termici, come vedete sono belli elasticizzati, ed erano carini perché avevano le borchette laterali. Io li ho presi più che altro perché erano termici e volevo vedere per quando magari si va in giro, quindi ne ho presi solo un paio, appunto perché la taglia della Bonprix che io prendo è sempre la stessa e non ho mai avuto problemi. Però non si sa mai che cambiando tessuto e modello qualche problema lo poteva dare, anche perché poi questi non sono proprio super economici, però vabbè, sono carini e quindi ne ho preso un paio di questi. Poi butteremo via tutto, ci faccio, preparo la scatola dell'immondizia per il taco. Poi questo era in sconto, in promo del 10%, ed è un maglione. Il brutto della Bonprix è che non si capisce mai se sono caldi o meno. Questo è semplicissimo, vedete, è lungo però molto largo, sono quelli oversize, ed era marroncino ed era in offerta, forse anche questo in un colore azzurro. È molto morbido e sembra abbastanza caldo come maglione, perché dal pacchetto leggero non sembrava, perché purtroppo non si capisce mai come sono i tessuti. Questo, guardate che carino, però su questo c'è il dubbio che sia leggero. Questo sarebbe un vestito che però io userò, infatti, ma non è via di mezzo, è carino comunque. Questo sarebbe un vestito, si vede che è lungo, col collo alto, ed è sempre comunque bello grande. Diciamo che questo non è proprio pesantissimo, però con sul giubbino c'era in diversi colori e io ho scelto questo con la variante sul fucsia. Poi contate che nel sito questa variante fucsia sembrava un fucsia flu, infatti un po' mi aveva fatto tremare, ma in realtà comunque è un bel ciclamino, quindi non è male. E l'ho preso, ovviamente non lo userò mai come vestito, ma li metterò sotto dei leggings. Poi sempre maglioncino, notate, io sono una persona molto sobria. Questo diciamo che ha già la fantasia invernale, infatti questo è pesante. Questo è asimmetrico,
dietro è più lungo, è sempre grande. Questa è la versione rosa con questa parte grigia che leggermente doveva essere argentata, da come la spiegavano loro. E dopo c'era la versione grigia con i cuori, però guardate che carino anche il dettaglio delle maniche. Questo è abbastanza pesante, io lo trovavo molto carino. Poi, vediamo, anche questi sono sempre slip, questo è il pacco da 5 e ce ne sono dentro 3 viola e 2 grigie, queste le ho già prese, hanno un semplice decoro all'interno, un disegnino sul fucsia. Poi, pigiami. Quest'anno ho deciso che sono diventata vecchia e devo prendere il pigiama. E ho preso uno, questo, perché avevo i pantaloni in flanella, che loro la definiscono flanella, ma facciamo. Quindi ha i due pinguini, però sono simpatici, con grigio, questo grigio melange, con la fantasia buffalo sul rosso. Non che mi piaccia impazzire il rosso, però c'era solo in questa versione. E abbiamo i nostri pantaloni, quindi sono in flanella, perché ho detto almeno sono un po' caldini, perché non so perché per le taglie grandi non fanno i pantaloni felpati, sarebbe da chiederlo alla Bonprix, più che altro perché devo andare in casa in questo periodo. Poi vi dico, io quando sono in casa, se voi non avete idea di come sono vestita, ho preso questo e ta-da! C'era anche nella versione rossa, però non esageriamo con il rosso, quindi con sulla rennina. Sempre una magliettina manica lunga in cotone. E il pantalone è a pois semplice, un pantalone normale. Quindi lo trovavo carino e quindi l'ho preso. Poi andiamo avanti. Allora, questi sono i classici pantaloni che prendo tutti gli anni. Il problema sono i pinocchietto però. E voi vi chiederete, ma fa freddo, perché hai preso il pinocchietto? Perché dopo non si trovano più. Nel pacco doppio convengono, e era un caso che c'era anche il colore fucsia dentro, perché c'erano nella versione... No, no, veramente, c'è la mia misura, il fucsia in questo nel colore singolo e non è finito. Questi sono i pinocchietti classici, quelli con la banda bianca laterale, la cintura e lo spacchetto, e io li prendo tutti gli anni, però a me piacciono neri, e neri c'erano solo nella versione del pacco doppio, o lo sceglievo nero e magenta o nero e grigio. Nero e grigio no, quindi giustamente il magenta ci poteva anche stare, perché vi assicuro che rispetto, io ho provato, allora questo ad esempio è di Chiabi e non è male. Però su alcuni tessuti le cose di Chiabi tendono a fare dei buchini che vi sembrano buchi tipo da tarme. E io ho detto all'inizio, caspita, ma mi si sono fatte le tarme nell'armadio? Perché avevo trovato delle canotiere con tutti i buchini. E invece, parlando con un sacco di persone, anche loro su certi tessuti hanno riscontrato questo problema. E quindi, niente, preferisco comunque stare sulla Bonprix, e contate che sono tantissimi anni che li compro. I pinocchietto durano comunque, sia i pinocchietto che anche i pantaloni. Quest'anno non li ho presi quelli lunghi, perché l'anno scorso non ve l'ho mostrato credo il video, ma col Black Friday avevo comprato una marea di pantaloni, perché i primi li avevo presi ma c'era scritto che erano felpati, me ne sono accorta dopo. Io ho detto, i pantaloni felpati, andare a lavorare io non li sopporto, perché un conto se sono fuori casa, un conto se dopo io lavoro all'interno. Li preferisco in cotone, quindi uso tutto l'anno quelli in cotone. In estate, quando inizia il caldo, uso i pinocchietti, se no uso quelli normali. Quindi, avendo visto che erano felpati, ho detto, cavolo, mi servono anche in cotone, e ne avevo aggiunti altri, perché col Black Friday l'anno scorso le spedizioni erano gratuite anche per un euro. E quindi ne avevo presi altri, quindi praticamente dovevo aver comprato 10 pacchi di pantaloni. E di questi, in questo caso, ho preso 3 pacchi, quindi sono 6 paia di pantaloni. Poi, questi che sono quelli che me ne mancano altri 2 o 3, non mi ricordo, che me li spediranno più avanti, erano una super offerta, ma sono praticamente identici agli altri, se non fosse che non hanno il filo qua, mi sembra che siano anche abbastanza spessi come gli altri, e non hanno lo spacchetto, sono sempre pinocchietti e sono blu.
contando che li ho pagati 5 euro, con 5 euro manco al mercato li trovo, quindi ne ho presi 3 o 4 e mi mancano solo questi perché erano di assortimento e quando me li spediranno, li spediranno. Poi ho preso un altro maglioncino, questo lo chiamano color bacca, è una via di mezzo tra un viola e un vinaccia, sempre un po' alto, ed è, trovo che sia carinissimo perché comunque ha le tasche, ha la sua cintura, e essendo che comunque anche il collo è alto lo si può usare anche un po' tipo come una giacchettina, e giusto per cambiare un po' dei soliti colori ho preso questa colorazione qua, mi sembrava comunque simpatico con le trecce, io adoro le fantasie con le trecce, quindi abbiamo preso anche questo e siamo quasi alla fine. Ta-da! Queste sono un pacco di maglie, io adesso ho provato a prenderle con lo scollo tondo perché fino adesso le ho sempre comprate con lo scollo a V, però lo scollo a V non è una via diretta, ma è una V come in questo caso, ma è una V che si sovrappone e col tempo si lascia andare. Queste io le uso per lavorare, sono delle semplici t-shirt e nel pacco da 5 si hanno varie possibilità di scegliere l'abbinamento dei colori, quasi tutte hanno dentro il bianco ad eccezione di queste e quelle con i degradé del rosa, che partiva dal rosa chiaro fino al corallo, però erano esaurite. C'erano quelle col viola, no, quelle col rosa forse c'erano, quelle col viola erano esaurite, però costavano 5 euro in più, mi servono per andare a lavorare. Alla fine 5 t-shirt costano 19,90 euro, quindi fate il conto voi, 4 euro a maglietta. E queste nel pacco da 5 dentro, questo giallino, comunque non è brutto, questo verde salvia, un bluette, un grigio e un nero, così man mano che mi capitano quelle che mi si sono rovinate con la candeggina o proprio quelle più rovinate, perché se hanno 2-3 macchie di candeggina le uso lo stesso, anche perché tanto le potrei rovinare lo stesso, però le ho prese anche perché in questo modo riesco a fare più, riesco a fare un ordine all'anno, lo faccio più consistente e non devo continuare ad ordinare, perché comunque su Bonprix, ma non solo le taglie grandi, anche le taglie piccole, perché comunque molti vestiti degli stessi modelli, ci sono anche le taglie piccole, vanno sold out per via anche dei prezzi e soprattutto perché la qualità non è male, quindi io direi che per il mio caso è ottima, anche perché dovrei spendere un patrimonio se vado a comprare una qualsiasi cosa. E anche quando trovo i negozi che vendono tipo i pantaloni, parliamo di leggings o qualsiasi altra cosa, si rovinano molto facilmente, si strappano, si scucciano, questi no, cioè dopo un po' ovviamente si logorano, anche perché io tendo a lavarli e utilizzare sempre gli stessi, però durano tantissimo. Il video finisce qua perché ho un cameraman che è praticamente a pezzi. Questa volta sono riuscita a farvi vedere il video della Bonprix. Non sei a pezzi? Sei a pezzi per tutta la roba? Ah, ma sono tanti bei vestitini. Io preferivo bordeaux, no, fucsia, vinaccia, ma non, no, c'era, non c'era. Che peccato. C'era questo, c'era nero e forse un blu. Va bene, dai. Ma non lo so, poi comunque importante che hai risparmiato, quello è importante. Sì, più che altro ho risparmiato anche rispetto ad andare a comprarli nei negozi, perché comunque si paga la taglia grande, quindi conformata, come la taglia 40, 42, si pagano uguali, quindi non c'è la differenza di prezzo. Cambiano tipo queste per il colore, a differenza del colore, alcuni colori costavano di più e basta, però ci accontentiamo. E di questi modelli comunque, ecco, oltre che ci sono due tipologie di scollo, esistono anche i pacchi di canotiere, che costano pochissimo, io ne ho una marea, quindi non li ho prese. E anche qua ci sono sempre gli stessi pacchi che volendo uno può abbinarli al colore delle magliette. Io vi saluto, ovviamente non è un video sponsorizzato, è un ragazzo di tasca mia, soltanto che so che molte persone comprano su Bonprix, molte persone non lo conoscono, è un negozio che permette di avere veramente tantissimi prodotti. Quindi se volete essere sempre informati nei video della Luisa, iscrivetevi, cliccate la campanellina, perché purtroppo ultimamente, non solo nel mio canale, anche per io seguo canali anche con 700.000 iscritti e anche di più, non mi arriva una notifica. Quindi tra la legge Coppa e tutto stanno facendo un sacco di cambiamenti su YouTube, infatti mi sta creando un sacco di problemi,
perché delle volte non riesco a caricare i video e tutto, quindi non vi arrivano gli aggiornamenti dei video. Contate che io all'incirca faccio dei 3-4 video a settimana, dipende. Quindi se volete rimanere aggiornati, tenete controllato il canale, perché comunque trovate sempre video haul, video creativi, video spesa, video chiacchieraticci quando riesco a farli. E perché avevo E ne ne ho tanti da mancherà anche dover quello da fare. farne. Sì, ne avrò Sì. altri pronti, posso farne una fila anche io quando Ok. voglio. Poi se avete qualche tipologia di video che volete vedere sul canale, scrivete pure un commento e niente, fatemi sapere se anche voi avete già acquistato da Bonprix, come vi siete trovate, e il video finisce qua. Io vi saluto, ciao a tutti.